Eccoci pronti per prepararci una ricettina salata. Andremo a fare delle colombine che non saranno soltanto dei segnaposto, ma saranno anche proprio dei veri panini che potremo portare in tavola nel giorno di Pasqua. Ricetta semplice, velocissima, pochi ingredienti, utilizzeremo del lievito istantaneo. Cominciamo subito. Allora, io vi darò la dose per tre colombine. Abbiamo 170 g di farina zero. Poi andiamo a inserire un 20 g di olio extravergine di oliva, 5 g di sale. Ora mescoliamo il tutto energeticamente. Andiamo a scaldarci un pochino di latte, precisamente 125 ml di latte intero. E ora che abbiamo scaldato il latte, andiamo ad inserire 5 g di lievito istantaneo per pane e pizza. A questo punto andiamo a versare tutto all'interno della nostra terrina per andare a creare l'impasto per poi formare le nostre colombine. Ora mescoliamo bene, abbiamo praticamente raccolto il tutto. Iniziamo a lavorarci un pochino l'impasto. Aggiungiamo giusto un pochino di farina sul piano e andiamo ad ammorbidire e ad amalgamare bene e impastare il tutto. Bene, adesso che abbiamo creato un impasto bello liscio, ci occupiamo di dare forma alle nostre colombine. Quindi prendiamo una parte di impasto e andiamo ad arrotolarcelo bene sul piano, in modo da andare poi a creare il corpicino. Ora, cosa facciamo? Diamo una forma ad abbraccio. Poi prepariamo una pallina un pochino più grande per creare la testolina. Con l'aiuto delle due dita andiamo a estrappolargli un pochino il becco. Vedete? Gli diamo la forma. Andiamo a inserire la testolina qui all'interno. Poi facciamo una pallina un po' più piccola per creare la coda. Adesso che abbiamo fatto la seconda pallina, andiamo a inserirla proprio sotto il corpicino e con l'aiuto di un coltello andiamo a fare tre tagli. Anzi, possiamo fare anche quattro. Gli facciamo una bella codina un pochino ampia. Così vola bene nel giorno di Pasqua. Poi con l'aiuto delle dita andiamo un pochino anche a sagomare il tutto. A questo punto mancano gli occhietti, quindi prendiamo due chiodi di garofano che ci tornano utili anche per l'inserimento. Non ci resta che con un pochino di olio andare a spennellare sul corpo della nostra colombina e andiamo a inserire dei semini di sesamo. Se poi volete dargli un'altra colorazione, possiamo mettere anche dei semini di papavero. E adesso andiamo a versarli proprio sul corpo in abbondanza. Con l'aiuto di una paletta andiamo a raccogliere la colombina e andiamo a sistemarla nella nostra teglia da forno. E ora andiamo a inserire in forno preriscaldato a 200 gradi per una decina di minuti, il tempo proprio che ci sia la doratura. Ecco qui sono pronte le nostre colombine per Pasqua da portare in tavola. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che l'idea, la nostra proposta vi sia piaciuta e colgo l'occasione per augurarvi una serena Pasqua.